po' di eventi, la cronaca per fortuna stasera non troppa e non nera, e poi tanto sport. Questi gli ingredienti del telegiornale di tarda serata della domenica. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo con un po' di mascherine e un po' di coriandoli. Il carnevale a Valenzatico di Quarrata. Dopo 2 anni di pausa è tornato il Carnevale di Valenzatico, giunto quest'anno alla 35esima edizione. Ci è voluto un po' di sacrificio per ripartire perché chiaramente anche l'umore delle persone è cambiato in questi 2 anni, ma c'era anche voglia di ripartire, di ritrovare quei momenti di solidarietà che tutte le volte che facciamo il Carnevale facciamo ultimamente verso la Fondazione Meyer di Firenze. E questo accomuna i bambini che si divertono, che oggi hanno la possibilità di divertirsi con i loro coetanei che invece sono in ospedale. Ma proprio per l'importanza di questo noi ci si sente gratificati nel nostro impegno. Siamo molto felici, sì, perché è una festa bellissima, secondo me per grandi e piccoli in particolare. Sì, anche per i bimbi è un momento importante per socializzare anche al di fuori della scuola e anche per noi grandi, insomma. Anche quest'anno ci sarà il concorso, l'altra volta si rimase, diciamo, ammezzati perché l'ultima sfilata non fu fatta. Fu sospeso il carnevale e quest'anno siamo ripartiti e c'è il concorso per votare il carro più bello. Il prossimo appuntamento con i carri mascherati sarà domenica 19 febbraio, sempre a Valenzatico, e si concluderà domenica 26 febbraio con la sfilata nel centro di Quarrata. Vogliamo trasmettere questo segnale di felicità in questo momento un po' appannato da tante notizie tristi, ecco. Parliamo della giornata mondiale del malato. Per celebrare la giornata mondiale del malato, la diocesi di Pistoia ha dato appuntamento presso il santuario della Madonna del Letto, in piazza San Lorenzo, dove i fedeli hanno raccolto una preghiera per gli infermi davanti a Maria. È la giornata mondiale del malato, sì, il giorno nel quale ci mettiamo particolarmente vicino a chi è malato, ma con la consapevolezza che la malattia è una realtà comune che ci accomuna in tanti, insomma, che fa parte della vita. E allora è una giornata nel quale ci facciamo vicini a chi soffre particolarmente la malattia, anche a chi si presta le proprie cure e la propria assistenza, ma è una giornata anche per ricordarci quanto dobbiamo fare attenzione nella società a chi è più debole, chi più soffre, chi più è scartato, perché sull'attenzione verso gli ultimi si misura il grado di una civiltà. Il messaggio di Papa Francesco. Il messaggio è proprio un po' centrato sul prendersi cura, cioè la malattia, la sofferenza, il disagio fanno parte dell'esperienza umana. Se ci si stringe insieme, se ci si dà una mano, se si cammina veramente insieme e ci si prende cura l'uno dell'altro, anche le situazioni di sofferenza e di malattia possono risultare poi una risorsa positiva per l'umanità. Poi ha preso il via il pellegrinaggio dei fedeli fino alla cattedrale di San Zeno, dove il vescovo Monsignor Fausto Tardelli ha celebrato l'Eucaristia, un momento molto sentito che ha visto ritrovarsi tantissime persone, tra loro anche persone malate o costrette sulla carrozzina ed altre che operano nel mondo del volontariato. A 6 giorni dal terremoto in Turchia, il contingente di vigili del fuoco italiani sarà avvicendato da un nuovo team composto da 48 soccorritori di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Umbria e Veneto. La partenza è avvenuta ieri sera da Pratica di Mare con scalo a Pisa a bordo di due aerei ATR 42 della Guardia di Finanza, destinazione Adana.
in Turchia. Nella giornata di domani ci sarà il cambio con rientro in Italia dei vigili del fuoco arrivati martedì scorso, che sono riusciti a salvare tra l'altro due ragazzi nella giornata di mercoledì. I rincari, guarda caso, rischiano sempre di pesare di più sui più fragili. RSA, gestori privati e centrali cooperative ritengono inaccettabile che la Regione Toscana escluda futuri adeguamenti tariffari per le RSA, con stanziamenti insufficienti da parte della Regione dopo mesi di confronti con le istituzioni. Di questo avviso anche SPI Pistoia, Sindacati Pensionati Italiani di CGL, che ribadisce quanto gli ultimi provvedimenti deliberati dalla Giunta regionale siano inadeguati rispetto all'aumento dei costi effettivi sostenuti dalle strutture. Il pericolo che noi vediamo è che questo aumento di queste quote ricada solo sulle spalle delle famiglie, dei pazienti. Si sta parlando di una richiesta dei gestori di 10 euro giornaliere, 300 euro mensili, che si vanno ad aggiungere alle altre quote che le famiglie e anche la regione versano per mantenere queste persone fragili. Si sta parlando di una cifra di circa 3.300 euro mensili. Ecco, noi vorremmo che fosse convocato un tavolo che metta insieme la regione, i sindaci, i gestori, le organizzazioni sindacali per trovare una giusta soluzione, perché abbiamo davvero timore che poi da ultimo, passando il tempo, siano solo le famiglie a farsi carico di questo aumento. E la situazione delle RSA in questo momento nella provincia di Pistoia? Anche questa è una situazione per noi preoccupante. Noi a oggi abbiamo circa 14 RSA che svolgono in provincia di Pistoia questo servizio, per circa 740 posti disponibili. Non tutti questi posti sono coperti, circa il 20% è libero perché mancano le quote sociali per finanziare la copertura di questi posti, e nel solito momento ci troviamo in questi giorni a richieste ulteriori di nuove autorizzazioni per nuove RSA per circa altri 800 posti. Sono richieste che vengono avanzate da aziende del nord Italia. Ci troveremo a dover gestire una situazione allarmante di un aumento di posti senza riuscire a capire chi andrà a coprire questi posti e come si faranno a finanziare questi posti, dato che mancano già oggi le risorse che la regione, che i comuni danno a sostegno di queste persone. Gli studenti dell'Istituto Fedi Fermi di Pistoia sono stati in visita al Palazzo del Quirinale a Roma. L'iniziativa è nata per dare seguito al programma didattico di educazione civica e diritto per un percorso sulla storia del palazzo dal 500 ad oggi, attraverso eventi fondamentali nella storia d'Italia che hanno avuto come protagonisti i suoi diversi proprietari. Arte, storia e simbologia si susseguono nelle varie sale di un edificio che ricopre ben 110.000 metri quadri di uno dei sette colli romani. Si è parlato anche della guerra russo-ucraina alla Biblioteca San Giorgio, insieme al giornalista della Verità Francesco Borgonuovo. L'affollatissimo auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia ha accolto nel tardo pomeriggio di venerdì il giornalista del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo, giunto in Toscana per un dibattito sui vari temi di attualità, tra cui il conflitto russo-ucraino e i rapporti tra Italia e lo Stato guidato dal presidente Vladimir Putin. Il confronto, organizzato dalle associazioni Il Vento dell'Est e Identità Futura, è stato voluto per parlare di argomenti di attualità, sottolineando il valore della democrazia che nasce proprio dal confronto tra idee diverse. Sono stato invitato a una conferenza organizzata da alcune associazioni locali che si danno tanto da fare di giovani, e c'è una buona risposta, mi sembra, quindi sono contento di essere venuto. Cercheremo di parlare della guerra in Ucraina e un po' di altre questioni di attualità. Forse nell'ambito comunicativo si deve un po' ritrovare, ecco, il parlare con i giovani. Sì, bisogna anche che i giovani però ascoltino e abbiano voglia di parlare, non mi sembrano come generazioni nuove motivatissimi agli incontri politici e culturali. Spero che qualcosa si muova un po' di più nei prossimi anni. Il dibattito pubblico è fomentato da tanti temi, uno degli ultimi è quello che riguarda il 41 bis. Lei che idea si è fatta riguardo? Mi sono fatto un'idea che il 41 bis non vada tolto, perché i magistrati che se ne occupano continuano a sostenere che serva. Nel caso dell'anarchico Cospito credo che sia stato un errore metterlo al 41 bis all'epoca, cioè quando lo ha deciso il ministro Cartabia. Adesso, vista la reazione che c'è stata e vista la risposta che lo Stato deve dare, sarebbe
secondo me è sbagliato toglierlo e bisogna che il ministro prenda una decisione, perché è una questione estremamente delicata e va trattata con molto rispetto. Purtroppo il dibattito in proposito è stato vergognoso, perché non si è parlato del tema centrale, si è fatta della polemica politica gli uni contro gli altri. È passato in secondo piano anche un tema importantissimo, che è quello del benessere e della dignità nelle carceri. Forse a volte prevale la polemica al dibattito politico? Sempre prevale la polemica, il dibattito politico è quasi sempre di basso livello. Tanto sport da raccontarvi, con i successi, per esempio, di Giorgio Tesi Group e della Pistoiese, ma anche dell'Aglianese. Iniziamo dal basket di Serie A2 con la formazione di Nicola Brienza, che ha battuto Udine nell'attesissimo match di oggi. Pistoia ritrova la prima posizione nel 21esimo turno di campionato del girone rosso, batte Udine per 92-74, quarta forza del campionato, lo fa con grandissima autorità nonostante le assenze dei due americani di Udine. Comunque poteva schierare una formazione di assoluto rilievo per la categoria, in primis Alessandro Gentile, fischiatissimo dal pubblico di Pistoia, quindi Pistoia vince per 18 punti, avendo avuto anche oltre 23 punti di vantaggio, dominando letteralmente la gara con una partenza sprint da 31-13 nel primo quarto, annichilendo letteralmente la formazione di Udine con una prestazione sontuosa di Carl Wiedel con 21 punti, 6 su 7 da 3 punti, 12 rimbalzi, miglior realizzatore per Pistoia ancora una volta Zach Copeland con 24, 11 di Varnado, ma è tutta la squadra di Nicola Brienza che viaggia come un orologio con grandissima costanza, una squadra che anche oggi ha saputo veramente dominare una partita contro una formazione molto forte che si giocava probabilmente le ultime possibilità per rientrare nelle prime tre posizioni della classifica. Pistoia ormai è quasi a un passo, basta una vittoria e nella prossima partita casalinga con Cento potrebbe addirittura fare veramente l'unplay per partire da assoluta protagonista nella fase a orologio, quindi ancora una ottima prestazione dei biancorossi, alla fine tutto il pubblico in piedi cantando anche Destinazione Paradiso, ovviamente Destinazione Serie A, la canzone di Gianluca Grignani, per una Giorgio Tesi Group che si è dimostrata matura e forse la squadra più costante del girone rosso, ma anche forse di tutto il campionato di Serie A2. Oggi vedere il palazzo con tutta questa gente in tribuna è stato estremamente stimolante per tutti noi, per cui è un bel regalo che facciamo a tutta la comunità e ovviamente facciamo a noi. E a proposito di basket, visto che ci siamo, vi do anche il risultato dell'unica partita che ci è interessata vicino in Serie B, che è quella della Gemma Montecatini, battuta al termine di un match interessante e molto equilibrato, 70-66 dalla capolista Libertas Livorno, ma dopo solo un tempo supplementare. Quindi i termali che hanno giocato una buonissima gara. La Fabo Aerons invece, la partita che doveva giocare in casa con Piombino, si sapeva ormai da un po' di tempo, è stata rinviata ai primi di marzo perché c'erano altri avvenimenti al Palaterme di Montecatini. Calcio con il successo importante della Pistoiese sul campo della Bagnolese. Giada Benesperi. Sul difficile campo della Fratelli Campari la Pistoiese ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo la Bagnolese per 1-0, il gol nel primo tempo firmato Di Biase. Una partita non bella sul piano del gioco, un risultato difeso dalla Pistoiese con le unghie e coi denti, partita anche sofferta per certi tratti. Prima dell'inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la tragedia del terremoto in Siria e Turchia. I primi 20 minuti di gioco non sono un bello spettacolo. In campo succede davvero poco. Nessuna squadra prevale sull'altra. Urbietis compie qualche parata deviando in angolo, ma di fatto Bagnolese non è mai pericolosa. Ma al 24esimo ci pensa il giovane Di Biase a sbloccare il risultato con la sua girata e gol. 1-0, nuova rete stagionale per lui. Ci si aspetta la risposta dei padroni di casa, ma intanto la Pistoiese gestisce bene il vantaggio fino alla fine dei primi 45 minuti.
Si riprende poi a giocare con le stesse formazioni in campo. Prova a mettere pressione subito la Bagnolese, che al 66esimo reclama per un rigore. Per l'arbitro si continua a giocare. Momento di difficoltà per la Pistoiese, gioco confuso. Qualche ripartenza dei rossoblù, oggi in maglia bianca. Cambi per entrambe. Niente cambia per la Bagnolese, la Pistoiese invece fortifica la difesa con l'inserimento di Biagioni. Fuori e Nastri. Continua a faticare la squadra di Consonni e al 78esimo brutta tegola per la Pistoiese. Doppio giallo per il portiere Orbietis, espulsione per lui. Ha detto qualche cosa di troppo all'assistente dell'arbitro. E allora fra i pali Valentini esce Di Biase. Pistoiese in 10. E subito un ottimo intervento di Valentini che salva gli arancioni. Si agitano un po' gli animi, spazio a Meic, nelle file arancione, fuori Sighinolfi. Il tempo scorre, Bagnolese è alla ricerca del pareggio con un forcing finale. Si giocano i 5 minuti di recupero, ma la Pistoiese tiene duro, soffre ma conquista la vittoria. 3 punti in più, ora sale a quota 50, secondo posto. Resta da aspettare la disputa di Prato Gian Erminio, in questa giornata sospesa per infortunio all'arbitro. Prima di parlare del successo dell'Aglianese sul Fanfulla, andiamo nella sala stampa di Bagnolese Pistoiese, sempre con la nostra Giada Penesperi. Mister, alla vigilia aveva detto che quella a Bagnolo era una partita importantissima e serviva a dare continuità proprio qui e vincere. Così è stato, anche pur soffrendo. Ma lo sappiamo, è una squadra organizzata, si è visto in tutte le situazioni di gioco, falli laterali, calci piazzati, andavano a creare la superiorità sugli esterni. È una squadra che forse magari segna anche poco per quanto crea la Bagnolese, però Gallicchio è un allenatore preparato e penso che, spero per lui, che possa tirar fuori la squadra da bassi fondi. Per noi è senza dubbio una vittoria fondamentale appunto per dar continuità, per dar più valore alla vittoria di mercoledì nel derby, e perché adesso poi andiamo a affrontare Carpi e Forlì sicuramente sull'area dell'entusiasmo e sapendo che ci siamo avvicinati la Giana che dovrà finire la partita e siamo lì. Una partita meno bella sul piano del gioco, lo dobbiamo dire, merito anche di un'avversaria, il Pistoiese faticava anche a creare azioni. Purtroppo io penso che in Serie D vedere secondo me questi campi dove è difficile giocare palla a terra, ma anche per una squadra come la Bagnolese, è importante, il terreno di gioco è fondamentale e purtroppo ci ha impedito di giocare e abbiamo fatto una partita un po' più difensiva e abbiamo fatto una partita dove andavamo a giocare più sulle seconde palle. Sapevamo che Matteo Barzotti in queste situazioni li poteva mettere in difficoltà. È successo, magari meno di quello che si potevamo pensare, però alla fine l'importante, anche poi essendo rimasti in 10, è aver portato a casa 3 punti. E quello è anche il fatto, il momento dove la Bagnolese premeva il forcing finale, l'espulsione di Orbietis e quindi restare in 10. Sì, no, è ovvio, quando secondo me è un'espulsione un po' inventata, però va bene, dai, non va bene così, perché se vinto va bene così, è ovvio. Io penso che la svolta a livello caratteriale della squadra ci sia stata dopo il Sant'Angelo in casa. Una squadra che va sotto 2-0 e riesce a ribaltare la partita e rischiare di vincere vuol dire che è sinonimo di grande carattere, grande voglia, e anche oggi hanno dimostrato il mercoledì che sanno soffrire e chissà che sia la nostra forza da qui alla fine. Una squadra forse anche un po' stanca? Ma sì, è stanca, ovvio, ma tutte abbiamo fatto 3 partite in una settimana, quindi mercoledì, tanto anche a livello nervoso, però sono ragazzi che danno tutto, abbiamo il tempo per recuperare adesso, fortunatamente si andrà a giocare una volta alla settimana, quindi avremo modo di continuare a lavorare. Si resta in attesa del risultato Prato Gian Erminio perché la partita è stata sospesa per infortunio del direttore di gara. Sì, adesso aspettiamo, intanto mettiamo il fiato sul collo e poi quello che sarà, sarà. Alla fine sono arrivati 3 punti, una partita sofferta soprattutto nel secondo tempo, meglio il primo, tu hai regalato questa vittoria con quel bellissimo gol, però è stata una partita veramente di difficoltà, di sofferenza fino alla fine. Sì, siamo stati bravi a sbloccare la partita, fortunatamente anche personalmente ho fatto io il gol e poi siamo stati bravi a rimanere compatti, a non prendere gol. È costato un po' restare in 10 nel momento in cui la Bagnolese prestava di più? Sì, un pochino sì, poi un rosso che si poteva evitare, però comunque siamo riusciti
a rimanere in vantaggio, siamo rimasti lì e siamo stati bravi. Al momento si è accorciato ancora sulla capolista, anche se Prato Gian Erminio dovrà essere rigiocata dal 32esimo minuto, però comunque è comunque un bel segnale questa vittoria. Sì, certo, è un segnale che diamo a quelle sopra che noi ci siamo, però bisogna pensare prima a noi, a vincere partita dopo partita e poi anche a guardare i risultati delle altre. Tuo nono gol stagionale, una bellissima girata. Sì, sono contento anche perché veniva da un paio di giornate che non segnavo e quindi era importante anche personalmente. Netta vittoria casalinga dell'Aglianese 3-0 contro il Fanfulla nella 27esima giornata di questo campionato di Serie D. Gara senza storia, ben giocata dagli uomini di Mister Baiano, passati in vantaggio nel primo tempo con una rete di Montuori su azione da calcio d'angolo. Intanto vediamo un po' le azioni principali con i tre gol. Ecco qui la prima azione dei padroni di casa e poi troviamo appunto il gol del primo, del vantaggio dei neroverdi. Il Fanfulla, nonostante l'ottima posizione in classifica, non si è mai reso pericoloso. I neroverdi ne hanno così approfittato, raddoppiando proprio in chiusura della prima frazione di gioco con una rete di Mirval dopo un errore della difesa ospite. Nella ripresa la musica non è cambiata, con il Fanfulla rendevole e con i padroni di casa bravi a piazzare il terzo gol e a chiudere così l'incontro, sigillo siglato da Pardera in contropiede. L'Aglianese è quindi tornata al successo dopo 9 turni, 3 punti che permettono di mantenere una posizione di metà classifica in solitaria, al nono posto in solitaria, quindi in una posizione tranquilla. Sentiamo qualche commento al termine della gara. Sì, è stata una bella prova, una prova di carattere. Avevamo tanti ragazzi fuori infortunati, ma comunque abbiamo dimostrato che in un momento, diciamo, meno bello, un pochino in difficoltà, abbiamo tirato fuori il carattere, l'orgoglio e abbiamo fatto una bella prova. Ma sì, sono sicuramente contento, un gol che ha chiuso la partita, quindi almeno ha dato la tranquillità alla squadra per poi gestire negli ultimi minuti. Sì, oggi è il primo gol dell'anno per me, sono molto contento perché siamo in questo momento meno belli e sono contento per la squadra. Era importante, insomma, per l'Aglianese fare 3 punti. Certo, oggi è stato importante e l'abbiamo fatto. Per te oggi una partita in coppia con Santiago di Sagasti Saval, insomma, avete giocato bene. Sì, mi piace giocare con Santiago perché è un attaccante che è molto bravo di testa fisicamente e io ho le qualità diverse e oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Ieri purtroppo c'è stata ancora una sconfitta per la nuova Comauto Pistoia nel campionato di Serie A di calcio a 5. La formazione arancione è stata battuta in trasferta dal team napoletano del Real San Giuseppe per 4-2. Siamo alla 20esima giornata e la situazione di salvezza, diciamo così, la corsa a salvezza si fa ancora più complicata di quello che già era. Telegiornale di domenica sera termina qui, domenica quasi notte a dir la verità. Vi ringrazio per la cortese attenzione. A questo punto buonanotte.